Buone pratiche per visitare la montagna dell'Orso Bruno. Esplorare le montagne dell'orso con la sua meravigliosa fauna selvatica è un grande privilegio. Le seguenti indicazioni ti permetteranno di godere di questi paesaggi in maniera sicura per te e per gli orsi. Guardali da lontano e ammirali rispettando la distanza senza disturbare la natura che ti sta attorno. È sempre meraviglioso osservare un orso in libertà, ma non cercare mai un contatto diretto. Questo lo disturberebbe e se si dovesse sentire minacciato potrebbero crearsi dei problemi. Nelle aree frequentate dagli orsi cammina sempre sui sentieri segnati. Non entrare nella macchia e se hai un cane tienilo legato al guinzaglio. Porta sempre via con te i rifiuti in modo da non attirare l'attenzione dell'orso. Gli orsi sono attratti dall'odore e lasciare una traccia di cibo non è una buona idea. La cosa migliore da fare è mettere i resti di cibo in uno zaino. In questo modo non solo sarai previdente, ma aiuterai anche l'ambiente. Se trovi delle tracce, per quanto possa essere una tentazione, lascia che sia solo la tua immaginazione a seguirle, altrimenti potresti disturbare un orso che mangia o che riposa. Se vuoi avere un ricordo di questo momento memorabile, puoi fare una fotografia delle tracce e continuare per la tua strada. Mantieni una buona distanza dalle carcasse degli animali. Anche se la dieta dell'orso è principalmente vegetariana, basata su vegetazione frondosa e frutta, all'orso piacciono le carogne. Potrebbe riposarsi nelle vicinanze e difenderli dagli intrusi. Se ti trovi nelle vicinanze di un orso senza che lui si sia accorto di te, cerca di allontanarti senza allarmarlo. Se un orso nota la tua presenza, è meglio farsi riconoscere parlando piano e senza fare movimenti bruschi. L'orso a questo punto probabilmente se ne andrà. L'orso potrebbe alzarsi sulle zampe posteriori. Mantieni la calma. Questa postura non indica un atteggiamento aggressivo. È semplicemente un modo per identificarci. Ricorda che se corri, urli e intimidisci l'orso, questo potrebbe sentirsi minacciato e non è una buona cosa per entrambi. Se vedi un cucciolo di orso, stai particolarmente attento e mantieniti lontano. Ammiralo dalla distanza e continua per la tua strada con cautela. Se incontri un cucciolo di orso, torna subito sui tuoi passi. La madre è molto protettiva e sicuramente è nei paraggi. In occasioni molto rare, gli orsi compiono dei falsi attacchi se si sentono minacciati a distanza ravvicinata. Si avvicinano a pochi metri, si fermano prima di raggiungerci e poi scappano. È un ammonimento a lasciarli in pace. Nel caso eccezionale in cui si venga attaccati da un orso, cercare di contrattaccare peggiora le cose. Chiuditi a riccio e proteggiti la testa con le braccia. Non trovando resistenza, l'orso ti lascerà in pace e se ne andrà. Se trovi un orso sulla strada di fronte al veicolo, frena prudentemente fino a fermarti e accendi le luci di emergenza fino a quando l'orso non abbandona la carreggiata. Seguire un orso in automobile è pericoloso sia per l'orso sia per il conducente, oltre ad essere illegale. Il cambiamento climatico sta portando ad inverni più miti con meno neve, causando l'accorciarsi dell'ibernazione o la sua completa assenza. Segui le indicazioni di cui sopra anche in inverno. Potresti essere tentato di seguire le tracce dell'orso sulla neve, ma ricorda, se trovi una pista di orme ancora una volta, lascia che sia solo la tua immaginazione a seguirle e torna sui tuoi passi. Con sensibilità e buonsenso, la tua visita nelle montagne dell'Orso Bruno sarà un'esperienza sicura e meravigliosa. Grazie per aver seguito le nostre raccomandazioni. Questo video è stato prodotto con il contributo economico del programma LIFE dell'Unione Europea.